Benvenuti a quest'altro appuntamento con la nostra prima pagina. Stasera abbiamo il piacere di riospitare, dopo un po' di tempo ovviamente, l'amico Gigi Di Vaia. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, È un bel buonasera. po' che non ci vediamo, dall'ultima volta è passato un po' di tempo, tanta acqua è passata sotto i ponti, siamo arrivati al Natale. Allora, Sì. manifestazioni natalizie, un bel cartellone di eventi, no? Sì, un bel cartellone di eventi, come da qualche anno a questa parte un cartellone ricco, un cartellone quest'anno che secondo me si apre un po' a tutte le fasce d'età, dai più piccini ai più grandi, e sono sicuro che saprà suscitare le giuste suggestioni che ognuno di noi oramai si aspetta per questa ricorrenza. Abbiamo già visto Babbo Natale che ha raccolto le letterine, adesso le smisterà e poi accontenterà i più piccini. Sì, le lettere sono state tante, la partecipazione è stata importante, Babbo Natale è stato letteralmente preso d'assalto dai bambini, ahimè tanti purtroppo non sono riusciti ad avvicinarlo o a farsi una foto insieme a lui, ma le lettere sono state davvero tantissime, le stiamo leggendo, vedremo insomma. Di uscire con quella che secondo noi è la più bella, la più suggestiva, la più attinente al tema e niente, siamo contenti. Insieme a Babbo Natale è stata una bellissima domenica mattina. Poi ci sono i mercatini di Natale che non possono mancare. Sì, i mercatini di Natale secondo me non possono mancare, contribuiscono a creare quell'atmosfera unica e peculiare del Natale. Diciamo che li stiamo vedendo da qualche anno e di anno in anno migliorano, io dico a livello qualitativo, sono sempre più attinenti al tema natalizio. Naturalmente, non siamo all'altezza di regioni, non so, come la Valle d'Aosta, il Veneto, il Trentino, dove c'è Piano una piano, cultura diversa, ma piano piano. piano piano, insomma, le nostre operatrici che allestiscono questo Natale, che poi per lo più sono signore che si dedicano al fai da te, sono hobbisti. Artigiani stanno creando davvero qualcosa di importante, una realtà che va sicuramente accompagnata e incoraggiata. Poi c'è questo allestimento in pineta. L'estimento in pineta è Questa novità di quest'anno, perché fine sì. l'anno scorso c'era un bosco incantato in una diversa sistemazione, invece quest'anno c'è la pineta Renzi Bozzi che si veste Esatto, di esatto. luci e di personaggi. La pineta Nancy Bozzi si trasformerà nei giardini delle meraviglie e si trasformerà precisamente oggi, stasera alle 17:30. Ci sarà una cerimonia di inaugurazione in piazzetta San Girolamo ed è un po' l'evento clou del nostro Natale. Te lo dico perché i giardini delle meraviglie sono stati implementati, saranno più grandi. Con nuove installazioni, nuove musiche, nuove suggestioni e diciamo più aperti anche ai più piccini. Uno spettacolo, io ho avuto il privilegio di vedere qualche anteprima durante le prove d'accensione ed è uno spettacolo davvero, davvero mozzafiato. E secondo me è il primo piccolo evento dove abbiamo superato Salerno. Fatto il paragone con la loro villa comunale allestita per Natale. Poi magari tu mi Poi darai la tua vedremo impressione. a verificare sicuramente per vedere, ma dovremo andare anche a Salerno per poter fare il Beh, parallelo. evidentemente sì. Se non ci sei già No, è stato, un po' ti di tempo toccherà che manco da quest'anno. Salerno, quindi dobbiamo sicuramente ritornarci per fare il giusto parallelo. E allora, diciamo, dunque, questo è il Natale, è l'ultimo Natale di questa amministrazione, quindi un bilancio. È l'ultimo Natale di questa amministrazione ed è un bilancio certamente positivo. Da un punto di vista politico-amministrativo, rivendico con orgoglio la compattezza che questa maggioranza politica ha saputo
ha saputo dimostrare anche nei momenti più difficili, e ce ne sono stati di momenti difficili come tu sai, momenti dove davvero sembrava che il paese era destinato alle cure di un commissario prefettizio. Siamo riusciti a rimanere in piedi e in maniera più serena e tranquilla accompagniamo il paese alle prossime elezioni di maggio. Credo che abbiamo fatto cose importanti, altre ne faremo di qui a maggio, e mi piace respingere con tranquillità l'idea di un'amministrazione che è stata inerte e ferma. Tant'è vero che adesso i nostri oppositori stanno iniziando a dire che tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo in chiave elettoralistica, allora non si capisce se è un'amministrazione che opera o che non opera, perché quando non opera non opera, quando opera lo fa perché siamo a ridosso delle elezioni, ma insomma io sono soddisfatto e anche ottimista per il futuro. Abbiamo visto anche di opere che andranno fatte per il restyling di molte zone del paese. Sì, perché riteniamo che tante zone del paese vadano riprese e acquisiscano la giusta dignità che meritano, punti nevralgici del nostro comune che hanno, secondo me, bisogno di una riqualificazione da un punto di vista dell'estetica, dell'arredo urbano, perché non dimentichiamoci che siamo un paese che vive di turismo e alcune zone del nostro paese rappresentano il bigliettino da visita e comunque le zone più frequentate del comune vanno riqualificate, perché sono anni e anni che offrono uno spettacolo che oggi probabilmente è venuto il momento di cambiare. Quindi però bisogna tenere d'occhio il turismo di qualità, un turismo che va sempre più crescendo, che è esigente, che ha bisogno di servizi, ha bisogno di strutture. Certo, in quest'ottica io mi auguro che possa la Regione Campania alzare il livello di attenzione nei confronti dell'isola, che soffre ancora di gravi carenze proprio a livello di trasporto pubblico, sia su gomma sia su mare. Ci stiamo muovendo in questo senso, i nostri referenti campani sembrano essere sensibili e quindi insomma, le speranze sono buone. Noi dal canto nostro facciamo la nostra parte. La rete fognaria è un esempio e sono convinto che questa opera, ancorché importantissima e fondamentale per Ischia, che per un'isola che vive di turismo, possa rappresentare una vera e propria scossa in terraferma, anche se può essere impopolare in questo periodo parlare di scosse, ma insomma parliamo d'altro e quindi niente, cerchiamo di lavorare in sinergia con la regione e di mettere ma finalmente mano a questi annosi problemi. La sinergia non soltanto con la regione, ma anche con le altre amministrazioni comunali dell'isola, perché se non si guarda a 360 gradi l'isola nel suo unicum, molte volte ci sono dei problemi che sono comuni, dei trasporti soprattutto, giusto per fare un esempio, quindi vanno sicuramente trattati da un punto di vista unitario. Assolutamente sì, e accolgo sempre con piacere tutte le iniziative che i sindaci decidono di intraprendere insieme. Potremmo aprire adesso il discorso sul comune unico, che sarebbe, non è questa la sede e sarebbe molto lungo, ma quando si fa squadra e quando si uniscono le forze, l'effetto è sempre diverso, naturalmente. Quindi è sempre opportuno comunque, perché l'isola di Ischia all'esterno è vista come un unicum, non si comprende la differenza tra Ischia, Casamicciola, Forio, il turista che viene ad Ischia, no? Esattamente, il turista che viene ad Ischia e nella maggior parte dei casi non sa neanche che siamo sei comuni, non è al corrente. Poi c'è il discorso su quella che è la storia, la tradizione isolana, che è fatta di comuni all'interno dei quali ci sono poi le frazioni. Abbiamo una cultura e un senso di appartenenza al nostro piccolo Territoriale e territoriale culturale. molto, molto forte.
Per cui è un discorso culturale ampio, storico, dal quale, un percorso storico dal quale veniamo, e che quindi va trattato con estrema cautela. Ma ripeto, abbiamo la dimostrazione che quando si agisce insieme i risultati arrivano più facilmente. Quando si parla di Borgo si parla sempre e la memoria va subito ad Ischia Ponte. Come sta Ischia Ponte? Ischia Ponte è indubbiamente per Ischia Ponte un periodo di sofferenza, e mi riferisco soprattutto alle attività commerciali. Naturalmente Ischia Ponte risente di quella che è la crisi generale del comune, dell'isola, dell'Italia, dell'Europa, eccetera. Io credo che... E questo credo sia stato anche forse un limite di questa amministrazione, non aver saputo dettare una linea chiara rispetto a quello che deve essere il destino di Ischia Ponte. Mi riferisco in particolar modo al modo di regolare la chiusura o l'apertura al traffico, ad esempio. Mi metto io in prima fila, non abbiamo dato un segnale chiaro, non abbiamo avuto la capacità di dare un segnale chiaro rispetto a questo tema, ma comunque diciamo anche la mancanza di un parcheggio che sta ancora in fase di realizzazione. Ci stavo arrivando, infatti, che Ischia Ponte soffre di questo dato, e cioè di un parcheggio chiuso da troppo tempo per dei lavori che sono certamente importanti e che ci auguriamo possano volgere al termine, anche perché una volta terminati i posti, innanzitutto verrà riqualificata la zona, che è proprio all'ingresso di uno dei borghi più belli del mondo, io ritengo. Dopodiché saranno aumentati i posti auto e quindi insomma è auspicabile che questi lavori terminino quanto prima. Noi stiamo facendo la nostra parte, abbiamo sempre un occhio vigile, stiamo cercando di fungere da pungolo e da supporto per arrivare finalmente al termine di quest'opera. Quindi è comunque parecchio che si dice che bisognava attendersi la conclusione di questi lavori, invece si sono protratti. Sì, ci sono anche tante difficoltà tecniche, si sta lavorando praticamente in acqua, per cui l'imprevisto è all'ordine del giorno. Speriamo che in tempi brevi si chiuda questo cantiere, che ripeto è un'opera importante, un'opera grossa, che tra l'altro prevede anche la realizzazione di un auditorium che potrà essere poi messo a disposizione della collettività. Ischia insomma soffre un po' la carenza di questo tipo di strutture, questi spazi di aggregazione che sarebbero davvero davvero molto molto utili. Senti, spendiamo qualche minuto parlando di politica stretta. Il dato adesso, che livello di salute gode il Partito Democratico? Tu ti riferisci al Partito Democratico isolano? Isolano, immagino. Sicilia, ma anche quello ischitano soprattutto. Quello ischitano. Il Partito Democratico ischitano, secondo me, vive un discreto momento. Non dimentichiamoci che il Partito Democratico a Ischia costituisce un po' il nervo di questa amministrazione, e il solo fatto di, come dicevamo in premessa, di essere arrivati alla fine della corsa in tutto sommato in buono stato di salute lascia intuire che al di là di qualche defezione il partito gode di una discreta salute. Naturalmente sarebbe opportuno ridisegnare quelle che sono le strategie, le idee per il futuro. Da Ischia deve partire, secondo me, un progetto per un partito che sappia di nuovo entrare, tra virgolette, nelle case degli ischitani e parlare non soltanto tramite i nuovi strumenti di comunicazione,
ma che sia in grado di creare le condizioni per potersi guardare negli occhi e discutere dei problemi del paese con iscritti, simpatizzanti, avversari, ma insomma ricreare quelle aree di aggregazione delle quali un partito strutturato vive e senza le quali insomma, è destinato a morire. Quindi un nuovo progetto per il Partito Democratico che parta dal basso credo sia del tutto auspicabile. Perché si dice, i detrattori dicono che è un partito inesistente, che non c'è una struttura, non c'è una sede, non c'è una vitalità sezionale come le vecchie memorie, insomma. Diciamo che parte delle considerazioni che fai sono vere. Non è stato semplice gestire il partito che un po' ha vissuto e ha accusato le vicissitudini che nel corso di questi anni hanno interessato l'amministrazione. E ti ripeto che quello che dicevo prima, una ripartenza del partito, lo ripeto, dal basso è del tutto auspicabile. Non è semplice oggi avere una sede, gestirla, sostenerne le spese, ma credo che con un po' di impegno si possa trovare una soluzione che contemperi un po' tutte le esigenze. E torniamo da dove siamo partiti, cioè dalle manifestazioni natalizie. Là, siamo un po' più buoni, siamo sotto Natale, quindi vogliamo essere un po' più, come dire, leggeri anche nelle considerazioni. Allora, la manifestazione clou di questo cartellone, quale sarà? Il Capodanno? La manifestazione di questo Capodanno, dal mio punto di vista, saranno i Giardini delle Meraviglie, che ripeto, oggi alle Quindi 17:30 saranno dovranno inaugurate. essere. Dopodiché, stiamo lavorando per un Capodanno che sia all'altezza, Quest'anno che dove? Perché c'è il Piazza Toto Piazza. Anticareggia come gli Ah, altri Piazza anni, Anticareggia. sì, a Piazza Anticareggia come gli altri anni, e ci saranno degli ospiti, degli artisti d'eccezione, di una certa rilevanza, e che mi auguro sapranno rallegrare la notte di San Silvestro, che da qualche anno anch'io ho imparato a viverlo in piazza, e per la vita è sempre stato estremamente divertente. Una cosa importante, secondo me, è che quest'anno abbiamo inteso lavorare molto dal punto di vista della comunicazione. Non ti sarà sfuggita la circostanza che già da circa un mese Napoli è tappezzata di messaggi che vanno in questa direzione, cioè stiamo invitando a venire a trascorrere il Natale ad Ischia e a porre all'attenzione della terraferma tutti gli sforzi che stiamo profondendo in questi anni per l'organizzazione di questo evento. Stiamo veicolando un messaggio importante, io credo, che può rappresentare l'inizio di una nuova collaborazione con gli operatori locali, con gli albergatori. Sul sito nataleadischia.it si può scorrere l'elenco delle strutture che saranno aperte durante il periodo natalizio che ci hanno indicato molto cortesemente tutte le modalità per prenotare una stanza dall'Immacolata all'Epifania e le eventuali offerte e i pacchetti che hanno inteso gli albergatori offrire ai turisti che sceglieranno Ischia per Natale. Ecco, credo che anche questo sia una cosa importante che possa porre le basi per una nuova strategia di comunicazione che ad oggi, dobbiamo dire, è mancata e per cui il nostro sforzo è improntato anche a questo quest'anno. Bene, grazie, grazie a Gigi Di Vaia, Grazie a te, Amedeo, ci come sempre. auguriamo un buon Natale, ma comunque ci vedremo sicuramente più in là nel corso di queste nostre passeggiate che faremo sicuramente nella Pineta per Certo, venirla a volentieri. verificare quantomeno. E grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo appuntamento. Buonasera, grazie. Buonasera.